Ladies and gentlemen, here we are! Ci siamo ragazzi, prima battaglia wifi, prima battaglia ovviamente narrata, visto che hanno già caricato altre parti. Allora, vediamo, oggi siamo in wifi contro Meteo 389, vabbè, no comment. Allora, abbiamo contro un team, valutiamolo un po'. One per Tosmano, Bombas, no. Oh, a Bombas non mi romperà le scatole da matti con la grandine, lo so già. Palchio, va bene, non c'è problemi, lo butto giù con Kindra, Torterra, qualsiasi gelo raggio, va bene, ne ho 3 in team, quindi sono a posto. Swampert lo sistemo sia con Lodicolo che con Zapdos, e quella Bombas no mi romperà le scatole di brutto, spero non lo metta. Allora, io parto come al solito con Kindra e Lodicolo, poi potrei andare con Kabutops e Starmie. Mixtremis. Vediamo un po'. Allora, tanto che inizia la battaglia, ne approfitto per dirvi che se volete duellare in wifi con me, sono disponibilissimo. Fatemi reperire il vostro codice amico nel mio canale. Lo scrivete tra i commenti oppure nel video, come preferite. Preferirei nel canale, ovviamente. E ci accordiamo per una battaglia. Ah, tanto ho iniziato con Torterra, lui e Luxray. Molto bene. Così a Bombasno ci togliamo dalle scatole. Ma io parto con Pioggia Danza e Kindra, che velocizza sia Kindra che Ludicolo con gas in autovelox. Mentre Ludicolo preferisco, no, beh, Luxray è più lento già, quindi direi di togliere le scatole subito Torterra. Poi a Luxray ci pensiamo dopo, dai. Cattiva lunga. Per quello che dicevo prima, per le sfide, eccetto, però non voglio Uber, assolutamente. Smetterai Uber, non lo controllerò più, cioè non lo terrò più d'occhio, va, sono consider, diciamo, via. Io voglio duellare, però, cioè, con gli Uber, cioè, non ho voglia. Ma tanto, Kindra sta a pioggia. Ah, gelo raggio, non gli fa niente, va grasso spesso anche, figuriamoci. Predict clamorosa questa, anche questa, tuono, aia. Meno male che la difesa è alta, Kindra, dai. La pioggia persiste per 8 turni grazie alla roccia umida e 5 di Kindra. Allora, vediamo un po', possiamo far subito fuori quel rompiscatole di Luxray. Se lo becco con idropompa sotto l'acqua, ma lo disintegro. Vediamo un po', poi, ah, cavolo di lag, come odio. Ludicolo. Energy Palace Luxray. È super efficace, sta abbato, però, cioè, scusatemi, su Warren lo faccio. Super efficace, sta abbato, ma danni, tipo, così poi ero metà vita all'incirca. È molto forte in difesa, Warren. Ecco, subito, il solito culo, eh. Idro pompa fallisse. Carola, hai capito Ludicolo? Quando quali di coppa Warren? Anche tu nel Luxray e mi sa che Kindra sto turno va capo con l'attacco di Warren. Buona, aia, becca più due. No, solo Kindra prende. Quello che mi serviva lo prende, ovvio. Vabbè. Yes, io non posso mandare Kabuto perché con un cuono me lo secca. Anche se lo mando giù. Andrò a starmi. Faccio un surf e sperando di ah no, aspetta, che strategia della madonna. Kabutops. No, lui sicuro userà buono su Kabutops. Io faccio, lo frego, predict buono, diciamo. Protezione su Kabutops ovviamente. Con protezione mi proteggo dagli attacchi sia dai suoi che dai miei. E nel mentre con Ludicolo, che è sempre più veloce, proprio lo scabuto nonostante la pioggia, vado con Surf, spazio via Warren. E penso che anche Luxray vada giù, dai, vediamo un po'. Ah, però l'ha cambiato, ma fregato.
Warren resiste, vabbè, ma tanto appena lo rimette in campo è secco, lentissimo Warren. Sempre. Aia, aia. Quello che non si voleva proprio. Non gli faccio non poco, non gli faccio niente a Bomas, no. Vabbè, surf, becca entrambi, però non godo più della pioggia che rinforza la potenza. Brutto colpo, che fortuna. Ah, Sarola, mi hai fatto un belino, l'ho fatto. Un altro scarica, me lo proteggo. Becca solo l'udico. Ah, fine, via. Ecco perché ho fatto scarica, avrebbe seccato. Che fondo schiena. Paralizza a Bomas, no. Molto bene questa, eh. Ora però con surf abbiamo constatato che Luxre no, può andare capo anche con surf adesso, però mi sa che Luxre è andato ormai. A Bomas no, tenterà di buttarmi giù Kabuto. Io però vado con Franz, mi faccio un danno abbastanza consistente direi, e butto giù intanto Luxre se lo becco. Poi ludicolo a questo punto, visto che ha paralizzato a Bomberson, può concentrarsi su di lui e va con Gelo Raggio. Siamo così sotto la grande, intanto una vita piena ancora, direi che siamo messi bene. Se la frana li becca tutti e due, è probabile che in questo turno addirittura li manda giù tutti e due senza brutti colpi, eh. Grandissimo Kabutops. Mi sembrava che Frana fosse indebolito dal tipo erba di Abomas, no, invece no. È la terra che è debole contro l'erba, quindi ma va giù anche Abomas, no, ottimo. Adesso resta solo Warren che mi scappa veramente da ridere. Io lo raggio inutile, glielo dico, non c'è più nessuno. Grande, a questo punto non mi intimorisce perché comunque Warren non è lento di più. Avanti, lo dico, lo stabiliscono la salute e direi che questa qui è finita, può anche ritirarsi. Spero di no, perché mi dà fastidio quando l'avversario si ritira. Ah, Torterra anche, è vero, era rimasto Torterra che l'ha ritirato. Vabbè, non è un problema. Torterra lo counter, lo butto giù con... porca Eva. Non ho più due giro raggi. Vabbè. Lo mando giù con... che gli faccio Torterra? Fanno a Frana, Angelo Raggio. Andiamo con Frana e Angelo Raggio. Dai. Frana che dovrebbe beccare tutti e due se non fallisce. E Angelo Raggio di Ludicolo fa piazza. Arca, però non sono stato più oggi, forse più veloce. Com'è Torterra in velocità? Non me lo ricordo. Porca miseria. Vabbè, testiamo, dai. Ora va. Tanto poi ho Starmi che fa piazza pulita e non è veloce. Lo sfida di brutto senza mezzi discorsi, dai. Warren se ne va a capo, Torterra non gli faccio praticamente niente, grazie al tipo terra. Però poi dovrebbe andare giù con Ludicolo, spero. Un po' è forte, danneggia Kabuto. Ciao Torterra, un 4 per Gelo Raggio, bye bye. Va bene, battaglia vinta. Commentate, votate, iscrivetevi al mio canale e poi come ho detto prima, se volete sfidarmi, disponibile. Ciao ragazzi.